Si è concluso con l'approvazione di un documento unitario il Consiglio regionale dedicato all'emergenza nel pronto soccorso del Lazio. La Giunta Zingaretti dovrà impegnarsi ora a rispettare 30 punti. Tra questi, i principali riguardano l'inserimento delle prestazioni rilevate nel pronto soccorso fra i criteri di valutazione dei direttori generali delle aziende. Più postiletto di osservazione breve intensiva, realizzazione di un sistema di monitoraggio della degenza media, utilizzo degli infermieri per la presa in carico dei pazienti con codici di bassa intensità, una campagna di formazione sui servizi territoriali, un piano di ristrutturazione dei pronto soccorso e il potenziamento dell'eli soccorso a Latina e Viterbo. Altri punti riguardano poi i medici di medicina generale che vengono individuati come vero e proprio filtro sul territorio. Ad anticipare gli interventi in aula dei consiglieri regionali e l'approvazione del documento una relazione del Presidente Zingaretti, commissario ad acta per la sanità laziale, che ha riconosciuto che esiste una forte emergenza sul tema pronto soccorso e ricordato come sia necessario un cambiamento strutturale che si traduce in una maggiore... Integrazione fra il pronto soccorso e l'intera struttura ospedaliera nella organizzazione dei pronto soccorso anche in base ai picchi di flusso giornalieri e nell'investire economicamente su nuove strutture. Critica l'opposizione che ha comunque apprezzato le parole di Zingaretti e il fatto che lui abbia riconosciuto che ci sia una vera emergenza. Francesco Storacci ha già un consiglio straordinario sulla sanità, emergenza pronto soccorso ma non solo. E lei ha spiegato le case della salute erano state aperte per evitare questa emergenza, questo afflusso dei codici. Impropri quindi dei codici bianchi e pronto soccorso e non soltanto, però i risultati non ci sono. Perché di fatti i pronto soccorso esplodono. Guardi, ha ragione il governatore quando dice che oggettivamente non è solo un problema del Lazio perché il picco influenzale quest'anno è stato esteso dura duro nel tempo, ha torto marcio quando però fa propaganda. Perché deve decidere. Se vuole scaricare tutto il paese è un problema. Ma non può dire ogni giorno il lazio la regione leader perché è vero basta girarne pronti soccorso ce ne sono molti con spazi ridotti è impossibile trasferire i malati da un pronto soccorso al reparto perché se tagli i posti dentro nei reparti il pronto soccorso li deve tenere cioè dico, le cose più evidenti balzano agli occhi il progetto di casa della salute che pure stava nei nostri programmi retrati tutti e eh, poi ferma al palo, ormai non siamo più i primi due mesi, siamo due di prossimo, due anni. E ci deve spiegare perché non sono partite come aveva promesso. Come ci aveva fatto immaginare la campagna elettorale. Dall'altra parte la rete dell'emergenza vede anche un altro soggetto che è importante nel risocorso che però viene bistrattato dall'azienda. L'Ares che eh, addirittura nemmeno paga questa impresa che lavora e quindi rischiamo di vedere interrotto il servizio. E quindi sono problemi veri. Cioè, sono questioni sulle quali un Presidente di Regione ci deve mettere la testa prima di ogni altra cosa, perché l'emergenza è il punto di partenza. Se ci fosse un confronto attivo in Commissione Sanità, nonostante il commissariamento a tenere sempre in considerazione, secondo lei si potrebbero risolvere maggiormente questi problemi? Sì, può darsi che questa sia una delle strade da percorrere perché è evidente che la responsabilità quando la regione è commissariata ce l'ha sempre il commissario però chi gli impedisce di sentire comunque la commissione prima di adottare un provvedimento perché ogni volta bisogna scatenare sempre le proteste e non gestirle in modo che ci sia più consenso attorno a un provvedimento perché ci sia ragionato con le comunità locali in realtà Zingaretti sta pigramente portando avanti una politica che è imposta dalle politiche di governo quindi siccome la sanità è spreco bisogna tagliare, c'è invece chi considera la sanità un diritto per tutelare la salute e quindi va garantito il livello di assistenza ai cittadini. Su queste due eh, palati della medaglia si gioca la partita. Sorace quando lei era presidente un'ultima battuta ha aperto grandi strutture ospedaliere, penso al Sant'Andrea ad oggi però la situazione forse lo impedisce. Ecco, cosa farebbe oggi Francesco Sorace presidente per rimediare a questi problemi? Eh, le case della salute le farebbe funzionare. Eh, nel soccorso starei attento a non privarmene. Sulla prevenzione investirei un po' più di risorse e soprattutto Serei i pugni, battere i pugni sul tavolo nei confronti di un governo che taglia la sanità. Ecco, su questo non si sente la voce di Zingaretti. Nel mio intervento ho apprezzato molto l'onestà intellettuale che il presidente Zingaretti ha avuto nello smentire i tanti comunicati di enfasi che da ottobre ad oggi si sono susseguiti e soprattutto nell'aver confermato che forse qualche scelta sbagliata c'è stata da parte dell'amministrazione. Noi abbiamo fatto dei sopralluoghi nelle tante strutture di pronto soccorso della nostra regione eh, che eh, diciamo, hanno portato ad un comune denominatore. Il problema non sono né i codici bianchi, non sono le case della salute la soluzione a queste tematiche e né tantomeno l'affluenza. Ma la tematica comune è la mancanza di posti letto che si è determinata a seguito del riordino della rete ospedaliera portata avanti con decreto commissariale dal Presidente Zingaretti che non consente a coloro che hanno necessità di trovare ricovero a seguito di delle visite all'interno del pronto soccorso, di trovare la sistemazione e quindi diciamo, la chiusura dei reparti che c'è stata con questo decreto commissariale hanno sostituito i reparti ospedalieri con i corridoi dei pronto soccorsi dove giacciano persone spesso anche per 4-5 giorni come media all'interno delle strutture sanitarie. Quindi siamo, diciamo, in parte, se si può dire, soddisfatti perché questo Consiglio, fortemente voluto dalle opposizioni, diciamo, si sta portando su... Una linea di confronto, confronto propositivo, ma soprattutto di proposte e contributi che tutti i consiglieri stanno dando, anche molti consiglieri dell'opposizione, ho apprezzato molto l'intervento del consigliere Tortosa che nonostante faccia parte della maggioranza ha messo eh, e ha confermato le criticità che noi abbiamo proposte. Adesso ci auguriamo che queste proposte possono essere recepite e portate avanti, ma soprattutto che la Commissione Sanità possa riacquisire quel ruolo di controllo e di indirizzo che possa consentire di uscire fuori da questa emergenza. Il Presidente Zingaretti si è giustificato motivando questa situazione di grande difficoltà con il picco influenzale, ma in realtà non è così e anche il Presidente Zingaretti sa benissimo che non è così, è una situazione che si protrae ormai da tempo. Le ragioni sono moltissime, stiamo cercando di analizzare per dare un contributo alla definizione di questo problema. Ci sono interventi in pronto soccorso per eludere le linghe liste di attesa sulla diagnostica e sui esami clinici, c'è un uso improprio dei pronti soccorso e le case della salute non stanno rispondendo all'esigenza che era stata prospettata. Una, ci sono una serie di motivi che meritano una risposta e comunque sono questioni che vanno affrontate, questa situazione è inaccettabile, la chiusura di numerosi ospedali e la riduzione dei posti letto fanno un po' da tappo rispetto alla possibilità di far defluire i numerosi accessi nei pronti soccorso e tutto questo merita una risposta attraverso una programmazione migliore, attraverso una campagna di informazione ai cittadini su quali sono le opportunità alternative rispetto ai pronti soccorso. Su questo abbiamo visto molto poco signora. Però certo sappiamo tutti che la Regione Lazio è commissariata e finché non si uscirà da questo tanto famigerato commissariamento non si potrà tornare a investire, cosa ancora più grave, non si potrà tornare ad assumere. In questo senso Zingaretti ha provato a dare delle risposte e nelle case della salute e negli ambulatori aperti anche nei festivi con 12 ore al giorno e quindi queste risposte non bastano secondo voi, non servono a soddisfare le esigenze che ci sono? Assolutamente no, ma non perché non siano utili le strutture, perché non, semplicemente perché i cittadini non ne sono a conoscenza. La questione del deficit sanitario è una questione seria, ma le nostre proposte non puntano ad un aumento del deficit sanitario, anzi contribuiranno in maniera decisiva. Perché dico questo? Perché, ad esempio, se si va al pronto soccorso per superare le liste di attesa rispetto ad un esame clinico, si elude anche il pagamento del ticket sanitario. Quindi. E questo determina comunque una minore entrata. Tutte le nostre proposte tengono ben in considerazione l'esigenza di riduzione del deficit sanitario, nessuno non vuole confrontarsi con questa realtà. E poi c'è un'altra grande bugia. La situazione commissariale che vive la sanità laziale in realtà consente al Presidente Zingaretti di adottare decisioni senza confrontarsi con nessuno. Questo per lui è un grande vantaggio. È per questo che alcune risposte ci lamentiamo dell'assenza o del ritardo con cui giungono, perché in realtà le procedure con cui lui potrebbe adottare le decisioni sono molto più snelle rispetto al passato. Il limite dell'impegno delle risorse non è assolutamente in discussione, tutte le nostre proposte sono a saldo zero se non addirittura puntano a ridurre ulteriormente il deficit. Andare al pronto soccorso diventa un dramma, diventa un'odissea vera e propria. Quindi che lui dica che è una situazione straordinaria e che addirittura il sistema ha tenuto mi sembra un'assurdità e una gravissima e vergognosa bugia che viene detta ai cittadini, ma se ne rendono conto. Eh, questo vale anche per le liste d'attesa, vale per tutto ciò che riguarda il sistema sanitario. Cioè, eh, bisogna solo chiedere scusa in questo momento rispetto a una gestione fallimentare della sanità perché si è dovuto addirittura rivolgere al pregatore effetto, alle, alle case di cura private, insomma a come al solito, ha fatto degli annunci, ha cercato di creare una cortina eh, rispetto alle decisioni che non sono state prese, non c'è stata nessuna assunzione di responsabilità e, e questi sono i risultati, cioè una drammatica situazione dei pronto soccorsi che è tuttora in corso, a prescindere dall'influenza. Anche la maggioranza riconosce che il problema è grave e sostiene anche che sarebbe bene cominciare un dialogo e un confronto in Commissione Sanità. Oggi un consiglio straordinario richiesto dall'opposizione, prontamente convocato dal presidente Leodori sull'emergenza pronto soccorso. In realtà, il presidente Zingaretti ha affermato, in quanto commissario ad acta della Sanità, che c'è effettivamente un'emergenza, che questa emergenza è data anche dal picco influenzale. Inoltre, ad aprile ci sarà il famoso tavolo di verifica con il MEF e che non sia la volta buona per la fine del commissariamento? Beh, è noto che i pronto soccorsi nella nostra regione e particolarmente nella capitale hanno per diverse cause un alto tasso di, eh, di accessi superiore alla media e anche superiore alla capacità di, eh, di risposta. Questo tasso nel corso di questi due anni è, si è ridotto, sicuramente si è ridotto, ma non si è normalizzato ancora. In concomitanza con il picco influenzale questa criticità si evidenzia maggiormente. Questo è lo stato dell'arte, credo che oggi il Presidente Zingaretti abbia illustrato le criticità, i passi in avanti fatti e soprattutto quello che interessa, le azioni da mettere in campo per superare e normalizzare davvero il sistema sanitario regionale. Le casse della salute non funzionano, questo è il grido d'allarme, la denuncia che arriva dalle opposizioni secondo lei non si potrebbe, anche se la, se la sanità è commissariata, è cominciare un confronto in commissione anche per accettare, accogliere le istanze dell'opposizione e lavorare tutti insieme? Sì, mh, io sono perfettamente d'accordo nel eh, riprendere la discussione sui temi della sanità in commissione che credo sia la sede più propria. Più in cui è possibile approfondire davvero eh, le criticità e le eventuali soluzioni. Le case della salute sono un tassello fondamentale nella soluzione del problema anche del sovraffollamento degli ospedali e principalmente dei pronte soccorso. Ne abbiamo realizzate diverse, naturalmente questo non è ancora sufficiente, quindi è inutile. È profondamente sbagliato dire che le casse della salute non, sono, non funzionano visto il sovraffollamento dei pronto soccorso perché è evidente che in questi 18 mesi di attività se ne sono realizzate una decina circa ma sono eh, ancora da eh, aprire altre case della salute e potenziare complessivamente il sistema della medicina territoriale per risolvere appunto e normalizzare il circuito della eh, ospedalizzazione e eh, primariamente quello del ricorso al pronto soccorso. Dopo vent'anni Abbiamo dato finalmente il mandato di fare atti aziendali, stiamo ricostruendo un sistema che era in deficit, abbiamo fatto un lavoro in questo anno e mezzo di abbattimento del deficit della sanità del Lazio, stiamo riorganizzando la rete ospedaliera. Certo, eh, i pronto soccorsi, così come tutto il sistema del, del servizio sanitario regionale, è in sofferenza e lo possiamo anche legare rispetto anche a una giusta preoccupazione dei cittadini che magari affollano il pronto soccorso anche perché banalmente in questo periodo ci sono molte persone che hanno un'influenza, un'influenza anche aggressiva. Io penso che stiamo facendo un buon lavoro. Zingretti è stato molto bravo in aula, stiamo facendo un rivolo di riforma. Ad aprile ci sarà probabilmente il tavolo di verifica col Ministero dell'Economia dei Finanze e della Sanità che speriamo certificherà il buon lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Chiuderemo gli atti aziendali e probabilmente noi ci aspettiamo di fare finalmente il giro di Boa, passare dalla fase obbligatoria del risanamento e del recupero del sistema sanitario regionale del Lazio alla fase di programmazione e di rilancio del servizio pubblico ai cittadini. E quindi da, da, da aprile, quindi da, da, da aprile, maggio, insomma, chiuso il tavolo, poter finalmente ridurre e riaprire la questione del turnover quindi rimettere forse eh, unità eh, lavorative dentro il sistema sanitario regionale da attingere dalle, dalle gradatorie legate appunto ai vecchi bandi concorsuali, finalmente mettere in atto la vera riforma che è quella della riforma della sanità del territorio. Noi siamo moderatamente ottimisti, speriamo vivamente che questo lavoro venga verificato positivamente dal MEF e dal, dal Ministro della Sanità, che ultimamente ha fatto più di una conferenza stampa insieme al Presidente Zingaretti, sostanzialmente dicendo che stiamo, si sta facendo un buon lavoro e speriamo che appunto da maggio si possa finalmente riprendere. È quello che è veramente il nostro compito che è ridare una sanità eh, adeguata, un, dei servizi sociosanitari adeguati ai nostri cittadini. Ci sono dei problemi che vanno risolti, ma come? Beh, i problemi è chiaro, basta, essere, basta vivere, basta recarsi in un ospedale qualsiasi cittadino, sia di Roma che fuori Roma. Io so a Civitavecchia per esempio, sono quasi sempre gli stessi problemi. C'è un problema di attenzione, c'è un problema di numero di medici, c'è un problema di personale intanto. E c'è anche un problema, se mi consentite, culturale nostro, che noi ci rivolgiamo in maniera troppo semplicistica, a volte, ai pronto-soccorsi. Però oggettivamente poi le persone quando si parla di sanità pretendono una risposta. Penso che abbiano apprezzato la risposta alla reazione del Presidente che poi concluderà anche dopo gli interventi critici anche dell'opposizione, concluderà con delle, non, stavo sbagliando il termine, promesse non è così, con degli impegni concreti che già si stanno realizzando in parte. Intanto, con eh, l'acquisizione di più medici e infermieri, soprattutto eh, a tempo determinato, cioè, ci consente di uscire un attimo da, queste, da, queste, da, da questa palude. E soprattutto, l'obiettivo principale, l'ha detto il Presidente, è uscire dal piano di commissariamento che ci rende tutto molto ingessato e non possiamo neanche spaziare e inventare col piano di commissariamento attuale. Ecco, eh, io sono stato positivamente colpito dalle parole del Presidente pur rilevando delle mh, non incongruenze nelle sue parole, um, negli atti pratici, delle, delle, nelle, nella praticità delle, delle criticità che mh, rilevo veramente... Nelle strutture, ad esempio io non sapevo che ci fossero molti medici prescritti, così tanti medici prescritti, neanche sapevo cosa volesse dire prescritti. Ci sono medici nei pronti soccorsi che hanno, hanno dei, dei certificati che non gli consentono di fare le notti, eh, di alzare i pesi. Eh, come... I famosi non idonei. I famosi non idonei che ti contano, come, che ti contano in organico e che però praticamente non possono svolgere il loro, il loro ruolo in maniera completa e questo è, questo è un problema. Chiaramente tutte queste cose si vanno a, a scaricare negativamente sulle persone che, che, che si rivolgono alla struttura sanitaria. Dopo un lungo iter è finalmente arrivato alla sua ratifica finale l'atto aziendale della ASL Roma H. In una fase iniziale il documento aveva ricevuto un parere contrario del comune di Ariccia, con cui ora la direzione dell'ASL Roma H ha trovato l'accordo dopo un costruttivo confronto. Oggi finalmente la ratifica finale si è chiuso un capitolo, l'atto aziendale della Roma H in realtà si può partire con una grande riorganizzazione. Addirittura tramite il confronto si è trovato l'accordo con il comune di Ariccia, quindi anche Cianfanelli ora è contento e quindi tutto bene ciò che finisce bene. Sì, sono molto soddisfatto del fatto che si sia chiusa questa fase di lavoro estremamente intensa e molto importante, ma soprattutto perché ormai abbiamo chiaro tutti noi le direttrici su cui poi dovremo andare a lavorare. Sono eh, particolarmente felice anche di questa reale condivisione di tutti i comuni, oggi per la prima volta c'era anche il comune di Pomezia che ha espresso anche lui parere positivo, quindi vuol dire che la comunità effettivamente crede in questo nuovo disegno. Starà a noi adesso sviluppare poi le attività successive nelle difficoltà del momento, ma mo almeno avendo la certezza che la linea è tracciata. Adesso noi adotteremo oggi il provvedimento, lo manderemo in Regione e auspio che in pochissimo tempo a questo punto si adotti il provvedimento da parte del Presidente come Commissario e che quindi finalmente dopo, a questo punto, dal 2007, quindi dopo 7-8 anni, ci sia il nuovo assetto di questa ASD che tanto ha bisogno di rivedersi nei suoi modelli organizzativi. Eh, direttore, lei ha parlato di integrazioni e cambiamenti da parte della Regione Lazio, che però non vanno sostanzialmente a modificare nell'assetto ospedaliero, nell'assetto territoriale, quindi su che cosa ci sono state delle obiezioni? No, le, le obiezioni o le richieste di chiarimenti sono state particolarmente riferite all'area centrale in cui il riferimento ad alcune unità operative ci si è chiesto di modificarle anche per allinearle a alcune linee strategiche regionali. Questo è assolutamente percorso, è assolutamente condivisibile, infatti devo dire la verità abbiamo accolto, rimodulando la nostra proposizione, queste sollecitazioni regionali. La cosa che però veramente mi conforta di più e, comforta, mi, comforta e mi fa piacere perché testimonia la bontà del lavoro fatto è che su tutta l'offerta assistenziale invece la Regione, per il tramite degli esperti, la Commissione, ha valutato la nostra proposizione come una proposizione coerente con le linee strategiche aziendali, coerente con le linee regionali e quindi conforme al nuovo disegno di sanità che anche la Regione ha in testa. Questo ci, ci, ci gratifica e, e ancora di più ci conforta sul fatto che eh, stiamo imboccando la strada giusta, sta a noi adesso percorrerla. Allora abbiamo fatto un incontro in cabina di regia presieduta da Alessio D'Amato sulle vere esigenze del territorio e la vera esigenza per il polo H2 è che l'ospedale Spolverini doveva rimanere aperto. Perché non solo deve accogliere la riabilitazione, che ha un organico di decine e decine di persone e una risposta storica ma non sostituibile sul territorio dei Castelli, ma poi accoglie tante altre strutture indispensabili per il polo H2. Quindi, piena soddisfazione che l'ospedale Spolverini sia utilizzato totalmente. Dal, dai servizi sanitari indispensabili del nostro territorio. Chiaramente noi abbiamo chiesto e convenuto con il direttore sanitario che l'ubicazione finale della senologia, dell'oncologia, dell'anatomia patologica, della medicina nucleare e abbiamo chiesto anche la, uh, un servizio di radioterapia deve essere quello dell'ospedale dei castelli. Che è il nostro hub eh, naturale per questi servizi. Bene, Sindaco, lei ha chiesto anche che ci sia un reparto di degenza infermieristica all'interno dello Spolverini, del resto se ne stanno aprendo tantissime nei vari ospedali romani, quindi perché no anche ad Ariccia? Sì, perché eh, eh, l'ha detto il direttore finendo la sua relazione: eh, il trasferimento della medicina ad Albano è sicuramente un passo avanti ma un'unità di, di degenza, a degenza infermieristica, l'ospedale di comunità, di prossimità, come la vogliamo chiamare, è una novità culturale assoluta, perché al di là della risposta della degenza, del disagio, dell'eliminazione della barella, voi pensate al medico di base che si prende la responsabilità di ricoverare la bronchite cronica nell'ospedale di comunità, tutte le mattine se lo va a vedere, chiama il broncopneumologo, chiama il cardiologo in consulenza, c'è un osmosi culturale tra la medicina di base, la medicina di specialisti e l'assunzione di responsabilità eccezionale che ci qualifica L'offerta dei medici di base. Lei ha già espresso il suo parere favorevole a questo atto aziendale in più occasioni. Oggi il direttore generale ci ha informato circa i cambiamenti e le integrazioni apportati dalla Regione Lazio. Tra questi, notiamo, notiamo con piacere che finalmente pace è fatta col comune di Ariccia. Nello Spolverini ci sarà sanità territoriale e si cureranno i malati psichiatrici. Ci sarà probabilmente un reparto di degenza infermieristica e inoltre si. Eh, sta pensando a metterci uno studio associato di medici di medicina generale che coprano anche i festivi. Tutti soddisfatti quindi? Beh, tutti soddisfatti è una grande, diciamo così, grande espressione, non è soddisfatti perché comunque è qualcosa che si fa nell'interesse diciamo del diritto alla salute eccetera. Certo se siete soddisfatti bisogna distinguersi con dei voti diversi per ottenere un qualcosa per il proprio comune non siamo soddisfatti perché anch'io potrei dire qui a Belleri ho dei reparti vuoti che sono ancora vuoti perché manca il personale eppure nella responsabilità di garantire il diritto alla salute in un territorio non in un comune si dovrebbe lavorare in questa maniera io sono fiducioso che il futuro Sarà più per un eh, diritto alla salute territoriale e non campanilistico comunale. Perché se tutti quanti vogliamo l'ospedale sotto casa, non riusciremo ad averlo. Credo che del lavoro ne è stato fatto molto. Un atto aziendale che ha dato molte risposte, quello per esempio di riportare a Velletti un DEA di primo livello, che non deve rimanere sulla carta, ma deve essere anche sostenuto da quei servizi che un DEA deve avere. Però la strada che è stata fatta è un complimento va fatto a tutti i colleghi sindaci che hanno poi alla fine collaborato, un atto aziendale che è il primo che si ratifica diciamo, all'unanimità tra l'altro, come è stato votato nella proposta con l'eccezione del sindaco di Ariccia, ma credo, crediamo di aver fatto un ottimo lavoro. E ne va dato merito anche alla direzione aziendale che ha lavorato con... Eh, Ascoltando anche i sindaci e facendo delle proposte che, insomma, tutto sommato, con quello che, che avevamo in mano hanno dato il massimo che potevano dare. Io spero che si vada avanti cercando di, di non vedere casi come quelli che in questi giorni stanno riempendo i telegiornali, quelli che sono caduti in Sicilia, perché poi dopo la responsabilità rimane a tutti quanti chi deve dare risposta ai cittadini. Io il mio lavoro lo proseguirò comunque. E sarò molto attento che la salute venga garantita. Dopo un percorso abbastanza burrascoso, specie per quel che riguarda il comune di Ariccia che, in un primo momento, tentennava a trovare l'accordo, si è trovato un accordo su questo atto aziendale di riorganizzazione della rete ospedaliera e non solo, anche della sanità territoriale dell'Asra-Romacca. E un'offerta migliore, nonostante le risorse siano ancora molto poche, visto il commissariamento. Occorre dare atto appunto, alla direzione aziendale di aver comunque presentato un atto che va a razionalizzare quelle che sono le risorse esistenti sul territorio con purtroppo le ristrettezze economiche a cui siamo costretti eh, tutti e quindi comprese anche le amministrazioni sanitarie. Ovviamente siamo soddisfatti del lavoro, lo abbiamo sostenuto eh, fin dall'inizio. abbiamo eh, cercato di avere le giuste indicazioni per il nostro territorio, in particolare per quelli che sono i servizi esistenti e quindi siamo soddisfatti che poi eh, questa proposta di atto aziendale che ha visto il nostro favore fin dall'inizio abbia, abbia avuto il riscontro da parte di tutta la conferenza dei sindaci. Per quanto riguarda il suo territorio, scendiamo nello specifico, Pomezza è sempre da sempre carente in sanità, sia per quanto riguarda sanità territoriale sia per quanto riguarda l'ospedalizzazione. Con questo atto aziendale si comincia invece a centrare l'obiettivo, quindi a pensare a una sanità del territorio che poi alla fine è molto importante, poi in vista dell'ospedale di Castelli che comunque sarà molto vicino al territorio di Pomezza si avrà una risposta più adeguata. Ecco, come vede lei l'atto nel complesso? No, diciamo che l'atto introduce degli elementi migliorativi sicuramente, da cui ci aspettiamo quindi anche dei risvolti concreti. Eh, ha degli elementi anche orientati alla partecipazione della cittadinanza in processi e in organismi di consultazione che sicuramente eh, potranno essere da stimolo anche per migliorare. Eh, ho preso l'impegno in sede di conferenza a fornire degli indirizzi alla direzione sanitaria proprio per fare in modo che la voce dei territori possa emergere in maniera sempre più forte e che questi poi possano orientare ed indirizzare anche l'azione amministrativa regionale a cui compete diciamo così, la, a, che ha le competenze sulla sanità. Quindi questo è l'obiettivo che la conferenza si deve porre, io eh, credo che con i colleghi sindaci si potrà avviare e continuare un percorso così di condivisione per raggiungere obiettivi comuni. Il documento attende dunque di diventare decreto del commissario ad acta e ridisegna la sanità del territorio in modo equilibrato, Presenti alla conferenza dei sindaci dell'AS Roma H tutti i Sindaci del territorio o i loro delegati. Tra loro, a differenza del passato, anche il sindaco di Pomezia, che dorin avanti, presiederà l'Assemblea. Ad annunciarlo, egli stesso che ha citato la normativa di riferimento, sicuramente nulla da obiettare sul merito. Ma il metodo usato non ci è davvero sembrato adeguato e sicuramente è stato forse poco rispettoso nei confronti del sindaco di Velletri, Fausto Servadio, che per anni e in modo esemplare ha guidato le ragioni di tutti i territori e si è fatto portavoce delle varie stanze in modo per nulla campanilistico. Diciamo noi prendiamo atto di queste nuove diciamo, persone che rivendicano un ruolo democratico nelle azioni del comportamento, perché le ghiacciere se le porta il vento, gli atti e i comportamenti rimangono poi sul tavolo. Io diciamo, credo di aver fatto il lavoro eh, che eh, ho fatto in questi sette anni come coordinatore e presidente della conferenza dei sindaci nell'interesse delle comunità. Il mio augurio è che proseguirà in, questa, in questo solco. Ho rilevato diciamo, il sindaco che mi ha preceduto qui a Belletri in questo ruolo e quindi sono due anni che appunto, invidiamo anche il sindaco di Pomezia ad intervenire, perché sai, non è che ci si interviene solo per venire a dire che a me mi aspetta la Presidenza, ma per lavorare. Noi abbiamo bisogno di colleghi, di persone che si devono occupare di lavoro. E in due anni che sono venuti per una prima volta per presentarsi a Peneletti e dopo tre anni sono di oggi a rivendicare questo, il fatto che loro sono eh, 7.000 persone più di Vellesi per ricoprire questo ruolo, ne prendo atto e tanto io lavorerò comunque non è il titolo che fa lavorare chi rappresenta la comunità ma è la passione Nell'interesse per il ruolo che occupa. E lei però oggi ha fatto un annuncio importante, forse in maniera un po' poco democratica, se mi permette, annunciando all'aula che eh, da oggi il presidente di questa assemblea non sarà più il sindaco di Velletri, da oggi l'assemblea si terrà a Pomezia, non si poteva magari concertare prima? Beh, in realtà la normativa regionale lo prevede, anzi, diciamo così. Eh, mi ha sorpreso che non si fosse ottemperato a, un, a quanto previsto dalla legge. Poi la, la conferenza è presieduta dal sindaco del comune col maggior numero di abitanti, quindi Pomezia lo è da diversi anni. Ma detto questo, io voglio ringraziare in realtà il collega per aver presieduto un organo così importante per, su un tema così importante. La conferenza si è espressa collegialmente oggi all'unanimità su questo atto aziendale. L'auspicio è che questo atto di organizzazione, perché poi è un atto di organizzazione della, della Possa poi tradursi in servizi migliorati verso la cittadinanza. Questo è l'auspicio mio e di tutti i colleghi sindaci che mi pregio di rappresentare in sede di questa conferenza. Sicuramente. Una nota di polemica però bisogna farla, a mio parere non lo lascio a lei, per il modo in cui oggi ha comunicato che da oggi a presiedere questa assemblea dei sindaci dell'As Romacca non sarà più il comune di Velleti, come ormai da anni è, e in comune accordo con tutti gli altri comuni del territorio, ma sarà il comune di Pomezia. Forse a questo punto il comune di Pomezia comincerà a essere presente anche alle riunioni. Quindi. No, eh, anch'io la lascio alle sue parole il commento su. Su quello che è successo. Il riferimento alla presenza di Pomezzi è una presenza importante perché vuoi non vuoi, è un territorio estremamente sensibile, è un territorio con molti problemi e su cui è necessario fare progettualità. Io auspico che sia una presenza in conferenza attiva, propositiva e che vada nella logica. Come è uscito chiaramente oggi di condividere dei percorsi comuni e di tendere a obiettivi condivisi. Quindi io lo prendo come fatto positivo, anche io faccio un grandissimo ringraziamento a Servadio perché ha aiutato me, che sono arrivato da un anno in questa azienda, a aprire queste dialetti con tutti i sindaci del territorio in termini costruttivi. Questo gli va dato merito e se posso anch'io sottolineo che forse nei modi. Avremmo potuto gestire, si sarebbe potuto gestire diversamente questo passaggio obbligatorio perché è da norma, ma forse l'avremmo potuto fare in termini un po' diversi per poter valorizzare il lavoro fatto da Servaddio. Io vorrei, ovviamente, ringraziare del lavoro svolto di coordinamento il sindaco Servaddio, che in questi sette anni non ha fatto mai mancare il proprio supporto e il proprio lavoro in termini di proposizione rispetto a quelle che erano le tematiche sanitarie. E quindi, questo è sicuramente un plauso che va. Poi la normativa presuppone alcuni meccanismi, eh, siamo contenti che il sindaco di Pomezia abbia, abbia, sia, insomma, abbia fatto parte di questa conferenza, che anche lui darà il proprio contributo e, e ovviamente mi limito a questo. E sui comportamenti altrui, ovviamente, ognuno risponde per quello che fa. Incontriamo oggi l'amministratore unico di Arsia, il dottor Antonio Rosati. Buongiorno. Buongiorno a È appena di ritorno da un importante viaggio a Berlino, eh, dove si sono promossi comunque i prodotti laziali. Beh, sono abbastanza contento perché, come Lazio, come Regione, siamo riusciti, abbiamo preso un impegno l'anno fa, a presentarci uniti cioè la provincia di Viterbo, la provincia, i produttori della provincia di Latina, eh, di Rieti, di Frosinone, facendo sistema. E abbiamo avuto un ritorno molto positivo perché sull'ortofrutta bisogna cominciare a dire che la regione Lazio è una regione leader. Pomodori, asparagi, finocchi, zucchine. Cioè siamo una regione di grandissimo livello produttivo di quantità ma anche di qualità. Questo cosa significa? A Berlino che è la più grande rassegna mondiale dell'ortofrutta, dove in effetti ho visto cose straordinarie e dove grandi paesi in via di sviluppo ormai sono molto agguerriti, cioè sono i nostri concorrenti, non parlo solo della Spagna che lo è da sempre, ma parlo della Turchia, parlo dell'Egitto, della Tunisia, cioè che sono paesi con tante aziende giovani che vogliono giustamente io dico anche da progressista sono anche contento, liberarsi dalla fame e producono con grande forza. E allora abbiamo ragionato però tentando, per esempio con la provincia di Latina dove 4-5 grandi produttori noi rappresentiamo milioni e milioni di quintali di prodotto e dove alcune cose sono tipiche e soltanto noi le abbiamo, appunto penso all'asparago, dove ho imparato che noi un principe di viterba, abbiamo questa produzione di asparo che va molto bene sul mercato, un prodotto che piace molto e che sostanzialmente si può fare a certe condizioni praticamente solo da noi. Allora scommessa qual è? Intanto unirsi, unire i produttori anche per l'Europa per accedere ai finanziamenti del, del PSR, cioè dei soldi comunitari, bisogna essere aggregati e l'ARSE, la Regione Arsia, a questo serve. Secondo però abbiamo capito che nella competizione mondiale il Lazio ha una carta da giocare. Eh, faccio un esempio sperando di essere chiaro. Eh, se io mangio una sparga, un finocchio, una zucchina, che sia turca, sia tunisina o sia italiana, poco cambia, l'importante è che il cittadino vuole un prezzo buono e un prodotto buono. Ma se io vendo insieme a questo prodotto l'idea di una regione, e in questo caso la regione di Roma, cioè Roma con la sua storia, il suo mito, la sua cultura, la zona turistica, cioè una sorta di mito, abbiamo visto proprio con l'incontro con i compratori, con i cosiddetti buyers, che lì c'è una carta in più. Cioè, si dimostra abbastanza vera l'intuizione del Presidente Zingaretti che si vende un territorio, non si vende solo un prodotto, si vende un sentimento, una bellezza e, e qui noi abbiamo da giocare carte straordinarie. L'importante è presentarsi in maniera seria eh, e quindi umile perché tra l'altro abbiamo capito che bisogna insomma, anche imparare da chi fa cose fatte bene. E quindi noi abbiamo avuto una soddisfazione, i produttori hanno molto apprezzato e sull'ortofrutta penso che dovremo lavorare con grande forza, anche su, magari scegliendo alcuni prodotti, eh, paesi tipici, la stessa Germania, gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, dove abbiamo capito che la nostra ortofrutta ha dei spazi enormi. Quel Lazio sempre in prima linea, quindi come in prima linea è stato grazie al bando Terre ai Giovani apprezzato in particolar modo dal Ministro Martina all'Agricoltura che ha parlato riferendosi a questo bando di modello Lazio. Va bene, naturalmente le parole del ministro ci fanno piacere, siamo contenti, perché in effetti dopo 45 anni in Italia abbiamo riassegnato anche una cifra significativa, oltre 300 ettari a dei giovani agricoltori che si sono tra l'altro dimostrati molto preparati, molto professionalizzati in un modo tra l'altro con lo strumento dell'affitto, questo terreno finché viene lavorato rimarrà 15 anni rinnovabili altri 15 alla famiglia che ha vinto eh, questo bando, questo lotto. Ma la proprietà del terreno rimane in mano pubblica e quindi questo tra l'altro, a noi ci ha fatto particolarmente contenti il fatto che la stessa FAO, là dove abbiamo consegnato i premi, ci ha considerato un esempio proprio per quei paesi in via di sviluppo dove il bene terra è un bene primario. Colgo l'occasione perché, come è noto, il primo maggio parte l'Expo e proprio in questi giorni a Milano c'è stato questo grande convegno e credo a me hanno molto colpito le parole straordinarie del discorso del Papa. Di Francesco che ha ricordato a tutti noi che insomma stiamo parlando di terra e di cibo, cioè di due fattori strategici non solo per creare lavoro ed è bene che una quota di terra rimanga sempre in proprietà delle, degli stati, delle regioni, del pubblico perché è il futuro di una, di una civiltà, ma sono anche la possibilità affinché un bene comune come il cibo e come l'acqua sia disponibile a tutti gli esseri umani. Sembra una banalità che è questo concetto, ma è un, io lo considero una delle sfide più grandi. Cito un numero. Si può, oggi sostanzialmente gli esperti giudicano il fatto che si può produrre cibo in questo momento nel mondo per quasi 10 miliardi di persone. Quindi teoricamente abbiamo abbondanza. Credo che sia inaccettabile che ancora al momento in cui io sto parlando con lei dei bambini muoiano di fame. Tutto ciò è insopportabile e ci ricorda che l'iniquità, cito Francesco, quindi parole sue, è il primo grande fattore di guerra, di stabilità. Quindi noi stiamo nel cuore vivo e il nostro esempio di uso delle terre eh, insomma, ci ha dato grande orgoglio, grande soddisfazione. Rosati, lei quando si è insediato alla guida di questa istituzione per la Regione Lazio, perché riferendosi ad Arsial si deve parlare di un'istituzione, ha trovato una situazione disastrosa. L'Arsial commissariata. Bilanci incredibili, addirittura si è scoperto che non venivano presentati i bilanci negli anni passati e lei si è messo a lavorare eh, in modo molto imponente fino a raggiungere addirittura un bilancio inattivo, ha trovato varie realtà. E realtà assolutamente negative. Tra queste l'enoteca laziale Palazzium, purtroppo una sede che si trova in via Frattina, che quindi dovrebbe portare degli utili importantissimi alla Regione Lazio, ma che in realtà era in deficit. Al momento le ha preparato un bando addirittura per affidare questa enoteca a un imprenditore o a chi sappia eh, farla lavorare. Sì, no, naturalmente eh, quando il Presidente Zingaretti mi ha proposto in, con la funzione di Commissario, eh, sapevo delle difficoltà, eh, ci, siamo messi, ci siamo rimboccati le maniche. Naturalmente, grazie anche alla scelta di un nuovo Direttore Generale, del Dottor Spaffi e di una serie di collaboratori, abbiamo risanato l'Agenzia, la, che naturalmente rimane uno strumento al servizio dell'Assessorato all'Agricoltura e della Regione Lazio in quanto tale ma soprattutto ricordiamoci al servizio dei produttori del Lazio, cioè degli agricoltori del Lazio. Noi abbiamo trovato, abbiamo trovato una situazione molto, molto difficile, tra cui proprio l'enoteca di Via Frattina. Era abbastanza paradossale perché io arrivo e non si era mai fatta quella che tecnicamente si chiama una due diligence, cioè per chi ci ascolta significa fare un'analisi dei conti di come va, andava o non andava questa agenzia. Che perdeva al 31-12-2012 qualcosa come quasi 2 milioni di euro in via frattina. E quindi capisco che i cittadini che ci ascoltano eh, hanno ben ragione di indignarsi. Allora a quel punto. Questo luogo prestigioso, che tra l'altro fu un'intuizione anche brillante, pensare proprio come luogo di assaggio e di valorizzazione dei prodotti dell'Alzio, possa mantenere una funzione e dare lavoro. Io trovai addirittura 24 dipendenti, oggi sono 18, di cui 5 a tempo determinato, ho nominato un commissario in questi anni e mezzo e già i bilanci sono quasi a pareggio, perché bisogna fare un lavoro di un certo tipo e soprattutto perché un ristorante, un grande luogo di prestigio come quello va gestito da un imprenditore. Però un imprenditore che deve lavorare, ed io ho preparato un bando che scadrà proprio in questi giorni, il 20 febbraio, mi auguro ci siano tante domande. Però, che dovrà rispettare alcune indicazioni precise che noi abbiamo dato nel bando, cioè deve rimanere un luogo d'eccellenza e di valorizzazione dei prodotti del Lazio. Faccio un esempio, è una scelta che abbiamo fatto. Questo d'accordo con il presidente Zingaretti e l'assessore Ricci: nell'enoteca non si troverà lo champagne. E quindi, chi desidera lo champagne, è inutile che vada in enoteca, perché troverà i vini, esclusivamente i vini del Lazio. Cioè, sarà un luogo di conoscenza e divulgazione dell'agroindustria laziale. Naturalmente abbiamo messo delle salvaguardie di armonizzazione del personale, significa che l'imprenditore che vincerà non è obbligato a tenere quel personale necessariamente in via frattina, però lo potrà ricollocare nelle altre sue attività che certamente dovrà anche dimostrare di avere. Quindi abbiamo cercato, da una parte, salvaguardare il lavoro, ma dall'altro di farlo tornare, speriamo di riuscirci presto, che vorrei dire questo, è importante, insieme all'altro luogo nuovo che dopo 30 anni non la regione non era mai riuscita, cioè il nostro luogo stand di vendita presso l'aeroporto di Roma, nel settore partenze, quindi stiamo parlando di un luogo oltre il check-in, che sarà io penso, lo considero una delle tappe fondamentali di conoscenza dei prodotti eh, del Lazio per tanti milioni di, eh, di viaggiatori e di consumatori. Questi naturalmente sono due momenti fondamentali di una politica di internazionalizzazione che fa per i prodotti molto più vasta, molto più complessa, di cui Berlino, eh, tra qualche settimana andiamo a Verona per il, diciamo, il, nostro, il mio secondo Vinitaly, che sarà un altro momento molto importante, perché mi faccia dire questo, noi per affrontare i mercati io penso che abbiamo una strategia parallela, da una parte dobbiamo mettere insieme il prodotto, dare un servizio ai grandi produttori, pensiamo all'ortofrutta, e aggredire i mercati internazionali, ma con quantità molto importanti, dall'altra dobbiamo far conoscere ai nostri cittadini, in particolare ai romani, che rimane il più grande mercato italiano, tutta una serie di prodotti di nicchia, di prodotti che esistono, i cosiddetti 100 prodotti anche che noi vogliamo valorizzare per l'Expo, marmellate, un certo tipo di salumi, un certo tipo di cioccolate, un certo tipo di marmellate, un certo tipo di prodotti anche ortofrutticoli, che però per la dimensione delle aziende che lo producono non, non hanno la capacità o la possibilità di, di fare grandi numeri, ma che possono vivere con dignità a fine anno e fare un bilancio dignitoso e far conoscere delle cose straordinarie, penso all'olio d'oliva, appunto penso a questi prodotti, quella che io chiamo, che è uno dei futuri possibili di sviluppo nei prossimi anni, quella che io chiamo economia di prossimità, cioè fare in modo che sui nostri mercati, nei nostri grandi magazzini, eh, nel, eh, di, pensiamo a Roma, i cittadini possano conoscere dei prodotti che rispondano a due esigenze, siano buoni, e soprattutto siano sani perché, un'altra cosa che sto imparando andando in giro è che oggi, per esempio, in Gran Bretagna questo concetto è fondamentale per chi compra prodotti agroalimentari. A cosa fa bene quel cibo? Come può aiutare il mio star bene, il mio vivere in maniera sana? Quindi, c'è un concetto strettissimo tra cibo e salute. Che è un altro elemento che noi dobbiamo tenere presente, e che l'economia di prossimità, cioè il fatto di dare un prodotto senza conservanti, senza additivi, senza coloranti, tra l'altro in particolare ai nostri bambini, questo è un elemento decisivo e noi lo dobbiamo valorizzare. Lei si è trovato anche ad affrontare problemi che non riguardano l'agricoltura nel suo ruolo. Infatti, parliamo di acqua, i famosi acquedotti Arsia, Lomelle, i famosi. E approvvigionamenti dati da pozzi dell'Arsia, una situazione che era in stallo da 30 anni ma che lei sta risolvendo. Sì, no, che questa è stata una fatica enorme perché figli della grande riforma agraria del 1951, quando furono assegnate le terre di cui l'Arsia è un po' figlia, l'ente Maremma, c'erano questi otto pozzi eh, che... Approvvigionavano d'acqua una serie di zone rurali che poi nel tempo, come sa chi vive a Roma, o non sono più diventate solo zone rurali, ma sono diventate zone di grande urbanizzazione. Abbiamo quasi 5.000 persone che vivono intorno a questi acquedotti. Purtroppo, queste, siccome c'è un'origine vulcanica di queste acque, ...e le, le acque di origine vulcanica portano con sé una dose forte di arsenico, che naturalmente nuoce alla salute. E quindi giustamente poi il sindaco Marino produsse la famosa ordinanza di cui abbiamo spesso discusso e ci ha obbligato a un risanamento. Naturalmente la cosa assume, come spesso in Italia, un carattere tragicomico perché da una parte, sin dal 2000 c'erano le delibere da parte dei comuni che dovevano prendere in carico questi acquedotti e agire con un risanamento, cioè sostanzialmente cambiare le fonti di approvvigionamento. Noi che cosa abbiamo fatto? Era inutile stare a ragionare di fronte ai cittadini lo scaricabarile, a barile, non è la mia competenza perché noi dobbiamo risolvere i problemi per ridare anche credibilità alla politica e alle istituzioni. Noi abbiamo cominciato con un grande lavoro e voglio ringraziarli eh, insieme alle ASL, in una squadra coordinata dal capo di gabinetto Torvenafro a fare un lavoro appunto di regia comune. Insieme alla CEA, ATO 2, alla CEA abbiamo iniziato al risanamento, a cambiare proprio la fonte di approvvigionamento, cioè collegarsi all'acqua di Acea, chiudere i vecchi pozzi e quest'opera è già completata, così come io mi impegnai di fronte ai cittadini in alcune assemblee piuttosto <ride> animate, giustamente, eh, per quattro di questi sette acquedotti. Quindi quattro di questi pozzi hanno già, sono chiusi e l'acqua adesso i cittadini debbono allacciarsi a queste nuove condotte e per farlo ricordo sempre, devono rispondere alla legge nazionale, quindi dimostrare come smaltiscono poi l'acqua in casa. Ma abbiamo fatto degli incontri, io tornerò poi nelle zone interessate per fare di nuovo degli incontri con i cittadini. Per gli altri tre acquedotti il programma sta andando avanti in, secondo i tempi prestabiliti e noi entro il giugno 2016, luglio 2016 avremo finito. Questa imponente opera di risanamento. Nel frattempo abbiamo dato informazioni ai cittadini che quest'acqua non può essere usata là, eh, né per uso umano, cioè non, non ci si può neanche cucinare né lavarsi. Lo, abbiamo sistemato un sistema di 23 botti mobili fisse che vengono continuamente rifornite da ACEA e, come è noto anche la vostra trasmissione, non abbiamo avuto più lamentele in questa fase che quantomeno non c'è l'acqua potabile. Certo c'è ancora un po' di disagio che noi, ripeto, entro il il giugno 2016 completeremo, nel frattempo io ho sospeso il pagamento delle bollette per le zone interessate e anzi in alcuni casi stiamo restituendo i soldi ai cittadini. È stata un'opera non nascondo che mi ha visto impegnato, insomma che ci ha visto impegnati anche la notte, ma sono piuttosto contento perché almeno nel 2016. Quindi un paese che si definisce civile non può consentire che l'acqua non sia potabile per le proprie famiglie, per i propri cittadini. È un'altra grande operazione che abbiamo completato, credo che quando metteremo il bollino finale nel giugno 2016 dovremo fare una grande festa perché è una cosa a cui ci ho, dato molta, ci ho messo molta passione ma sono abbastanza soddisfatto. Ringraziamo l'amministratore unico di Arsia, l'Antonio Rosati. Grazie a voi.